Come importare all'interno di 3D Studio Max in questo caso o di altri software come ad esempio Maya, Softimage, Cinema 4D, le mesh o comunque gli oggetti o le particle animate in RealFlow. Vediamo adesso come importare velocemente la mesh che abbiamo creato nell'esercizio precedente, quella del Paint. Notiamo una cosa, che nel caso della mesh, avendo inserito nel Particle Mesh entrambi i miei bin loader, una sola serie di bin. Io potrei avere anche più di un bin, più di una mesh, più di una mesh chiamate con nomi diversi. Naturalmente quando vado a fare l'esportazione da Export Center, ho tutto quello che io posso esportare. Quindi se vado a vedere ho la possibilità di esportare la mesh con tutti i suoi parametri, o volendo io potrei anche il job file, il grid, il bin, quindi le particle e così via. Potrei anche esportare direttamente le particle di Krakatoa, per esempio, se utilizzo Krakatoa. Questo mi è molto utile, questo export center. Nel caso io non volessi esportare qualcosa, ma volessi esportare altre cose, dirgli per esempio di salvarmi delle proprietà che magari qui non sono momentaneamente interpellate. Comunque, tornando in 3D Studio Max, in 3D Studio Max abbiamo questa mia toolbars con il plugin di importazione, nel quale io posso importare gli SD file, export per esempio, i file bin dei particle flow oppure l'intero create bin object di esportazione e di importazione. Se clicco sul bin import, per esempio, io posso importare naturalmente dalla cartella della mesher, posso importare i miei oggetti. A questo punto io potrei anche, ad esempio, se volessi importarmi anche gli oggetti, posso importare tranquillamente gli oggetti SD import, poiché tutte le volte che io vado a realizzare degli oggetti animati ho una serie di cache di questi frame per frame e un file animation SD che racchiude totalmente le informazioni. Quindi io posso caricare il mio file animation SD e lui mi importerà sia tutti gli oggetti, quindi sia il mio vase che i piani di collisione. Notiamo una piccola cosa: nella creazione della mesh, in questo caso, ovviamente vediamo che frame per frame mi ha inserito una chiave. Posso andare a ingrandire, a impostare stessa unità di misura, stessi keyframe. Una cosa che in questo caso qua la mesh non torna proprio perfetta, nel senso che se io noto ho leggermente la mesh che mi fuoriesce. Quindi un piccolo trucchetto sarebbe quello di poter prendere il mio oggetto e ingrandirlo leggermente oppure ridurre la mia mesh. Ci sono piccoli accorgimenti che si possono fare, ma ancora meglio sarebbe farli fin dall'inizio nella creazione della mesh stessa. Per quello magari si preferisce lavorare importando degli oggetti da altri software, anche animati, e poi dopo creare stando più attenti nella creazione della mesh stessa. Io posso importare anche ad esempio soltanto le particle, mesh loader, particle loader. Con particle loader posso andare a inserire, selezionare l'intera sequenza. E in questo caso però ho più di un file bin, ossia quello delle mie, quindi dovrei duplicarlo e assegnare l'altra, quella del fill object. In questo caso, se vado a vedere la mia, vedrò le mie particle rappresentate da dei tricks, da dei punti, e avrò entrambi i miei loader. Che differenza c'è tra caricare volendo soltanto le particle oppure le mesh?
andando a caricare soltanto le particle, per esempio, io posso anche scegliere di renderizzarle con altri software. Non è necessario creare appunto la mesh vera e propria, ma posso volentieri creare degli effetti con ad esempio altri plugin come FumeFX, per esempio, o Krakatoa, e quindi non caricare ad esempio appunto la mesh stessa. Una cosa importante, volendo io potrei, posso impostare anche l'offset di quando far partire questa mia simulazione. Ad esempio, invece di farla partire frame 0, se volessi impostarla che partisse dal time 10, offset di 10, vediamo che invece che partire da 0, invece di trovarmi a frame 1 in questo modo, offset 10, stop 260. Quando arriverò al frame 10, questa mia simulazione partirà e quindi avrò la possibilità anche di impostare dei timing totalmente diversi. Posso realizzare anche una piccola preview e vederla direttamente in preview come verrà l'effetto, prima di poterlo naturalmente renderizzare.